Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo bellissimo giardino dei frati minori cappuccini accanto alla chiesa di San Pio da Pietrelcina. Qui oggi per raccontarvi la testimonianza di Olimpia, che all'indirizzo email che vedete in sovrimpressione ha scritto. Quotidianamente siete in tanti che ci scrivete e che raccontate le vostre testimonianze. Ecco, continuate a farlo un po' alla volta, le racconteremo tutte, cercheremo di farlo. Era il 13 novembre del 2015. Partiamo per Parigi. Io, mia figlia e mio marito. La destinazione oltre che Parigi era Lisieux, per andare a visitare i luoghi di Santa Teresina di Gesù. Questo viaggio l'aveva organizzato mia figlia, che usciva da un'esperienza personale poco piacevole. Prendiamo l'aereo il 12 novembre. Sono solita durante i viaggi recitare sempre il Santo Rosario, affidandomi al Signore, affidando tutti ad arrivare sani e salvi a destinazione. Mentre sto pregando sento un forte profumo, un odore fortissimo, ma non do importanza alla cosa, infatti chiedo anche a mia figlia, ma niente, lo sento, lo percepisco, era proprio forte questo profumo. Arriviamo a Parigi, ci rechiamo nell'appartamento preso per pochi giorni, era il giovedì pomeriggio. Facciamo un giro per la città e decidiamo così l'itinerario per il giorno dopo. Il 13 novembre visitiamo il Louvre, la cattedrale del Sacro Cuore, di cui sono molto devota, ci scrive Olimpia, e Notre Dame. Ritornati in appartamento, riscendiamo per andare a cena. Usciti dal ristorante, mia figlia ci chiede se vogliamo fare ancora un altro giro. E le rispondo però che la mattina seguente ci dobbiamo recare a Lisieux e quindi era opportuno andare a dormire. Ecco, ci rechiamo così verso l'appartamento. Usciti quindi dal ristorante, girano a sinistra del locale e non a destra, è perché tornano verso l'appartamento. Se avessimo girato a destra, scrive Olimpia, quindi andare a continuare quella loro passeggiata, ci saremmo trovati nella strada del Bataclan e se ci intrattenevamo ancora ci saremmo proprio trovati nel pieno dell'attentato del locale dove eravamo a cena. Arrivati sopra abbiamo cominciato a sentire spari, colpi, urla, perché eravamo a 500 metri dal Bataclan. Poi sirene della polizia, ambulanze e infine un silenzio di tomba impressionante. Al momento non mi ero ricordata di quel profumo percepito nell'aereo, ma subito dopo mi è ritornato in mente il ricordo del profumo e ho capito che era stata la presenza di Padre Pio che col suo profumo mi aveva fatto capire la grazia ricevuta dal Signore per sua intercessione e di aver scampato per me e per la mia famiglia un grosso pericolo di morte. La domenica seguente, chiamando l'ambasciata italiana a Parigi, siamo riusciti poi a ritornare a casa, sani e salvi.